da ora seconda fino a oggi, sì. Poi seconda. Rosario legge da ora quinta fino ad anfiteatro. Anche il tempo all'anfiteatro. Poi chi è che manca? A spasso con Mario Statilius Catanensis. Mario Statilius Catanensis, di 32 anni, nato nella primavera dell'anno 190 d.C., ci racconterà una sua giornata. Ora prima, dalle 6 alle 7 del mattino. La porta del mio cubiculum, camera da letto, si apre scivolando ed entra Caronda, il mio servo, venuto a svegliarmi. Oggi ho molte cose da fare, devo proprio alzarmi. Cerco una lucerna e accendo, devo vestirmi. Prendo uno zolfanello simile a un fiammifero di oggi e accendo lo stoppino. Metto la lucerna nel lucerniere dove non possa far danni. Indosso per la prima cosa la tunica, un vestito formato da due rettangoli di stoffa cuciti insieme sui fianchi e sulle spalle, e la chiudo con una cintura. Ai piedi mi infilo le sole, sandali, quando resto a casa mi vesto solo così. Oggi però devo uscire, sopra la tunica mi metto una splendida toca bianca. Ora seconda, dalle 7 alle 8. A quest'ora si alza Agata, mia moglie. Chiama Stabula, la sua domestica, perché l'aiuti a vestirsi. Stabula è un po' lenta e spesso viene sgridata. Dopo essersi lavata per prima cosa, Agata si pettina con un'acconciatura con due trecce di capelli ondulati. Poi si cospragge di olio profumato, quindi si veste con una tunica leggera e indossa in ultimi gioielli. Ho già svolto una serie di impegni. Sono passato dal tempio, poi ho acquistato degli oggetti ed infine ho incontrato Salvaguzzo al foro. Devo infatti fare sistemare un grande campo con una nuova coltura e devono essere ripresi tutti i capri della cascina. Va, vediamo che danno oggi all'anfiteatro. Oggi giornata intera di spettacoli. Bene, voglio proprio distrarmi un po'. Trascorrerò un po' di tempo all'anfiteatro, dove assisterò fra poco al Ludus Matutinus. Un bellissimo spettacolo con fiere selvatiche arrivate da ogni parte dell'impero. Oggi è prevista una vincente Venazio. Caccia, tra parentesi, con leoni e pantere nere. Ora nona, dalle 15 alle 16. Nel pomeriggio avrei voluto assistere anche ai giochi gladiatori, che sono proprio il massimo per i romani come me. Ma c'è troppo caldo e quel velario poi oggi non ne voleva sapere di stare al proprio posto. E inoltre mi è venuta una gran fame. È ora di rientrare a casa. Passo nel vestibulum, ingresso, e attraverso il peristilio, giardino porticato. Entro nel triclinium, sala da pranzo. Accendo io un meraviglioso tavolo in mano e attorno i letti sui quali io e alcuni amici che sono sopraggiunti ci stenderemo a mangiare. Mentre discutiamo piacevolmente, i servitori ci portano l'antipasto, un grande patina di asparagus, cioè tortina di asparagus, lattuga d'onno e uovo sotto. In seguito vengono servite le carni, ofellae ostienses, bracciole di maiale con salsa, come dolce una gustosa placenta, dolce con ricotta e miele. Beh, visto che ora siamo satolli, che ne direste di fare una gara letteraria? Dobbiamo scrivere un racconto che abbia come protagonisti i gladiatori e come luogo l'anfiteatro di Catania. Pronti, su, via! Veglia secondo dalle 21 alle 24. Caronda mi accompagna al mio cubiculum dove mi ritiro per la notte. È stata davvero una giornata intensa. Soffio sulla lucerna e buonanotte.